Ragazzi, finalmente vi porto Undertale perché se dobbiamo aspettare Mister L, finisce 2017. Cominciamo. E i comandi sono qui. Sì, non me li ricordo perfettamente, quindi li riguardo un attimo. Nome. Vabbè, non ci sta, punto e basta. Vabbè, mi chiamo così e basta. Nome corretto, va bene. Cominciamo finalmente sto gioco che, vabbè, devo ricominciare da capo, per forza che... Se no devo rubare i salvataggi di Mr. Red. E non so dove è arrivato. Ok. Non hai niente di meglio da fare? Cosa? Non so, me l'ha saltato, non mi ricordo perché. Vedi quel cuore, è la tua anima. Il culmine del tuo essere. La tua anima comincia debole, ma può diventare forte se ci assumi molto... LV. Cosa sta LV per? Sta per love. Capirete più avanti cos'è. Vuoi un po' di amore, giusto? Tra virgolette amore. Non preoccuparti, ne condividerò un po' con te. Così? I cos'è? L'amore? L'amore condiviso tramite piccoli, bianchi, amichevoli. Come cazzo si chiamano? Petali. Pronto? Spostati, prendi. Va bene. Ecco. Me l'ha messo con la sabbia la... Idiota. In questo mondo è uccidere o essere uccisi. Perché dovrebbero tutti lasciarsi perdere un'opportunità così? E va la Madonna, ma... comincio che sono già morto, ma che cazzo. Minchia, non sto capendo nulla. E vabbè, ma Sgarbi, capra, che terribile creatura, torturare una così piccola e innocente creatura. Vabbè, non mi cazzo, ho sbagliato. O non essere spaventato, amico e figliolo. Sono Toriel, il guardiano, guardiana delle ruine, delle rovine. Anche in King's Field si chiamano ruine, quindi... Vengo in questo posto ogni giorno a vedere se qualcuno è caduto qua. Sei il primo umano che cade dopo tanto tempo. Vieni, ti guiderò attraverso le catacombe. Ah, sono catacombe queste. Di qua. Oh, sono più veloce. Oh, sono più veloce. No, salviamo. L'ombra delle rovine? Lums, Google Translate, dov'è? Vabbè, ti rinvio di determinazione. Andiamo avanti. Benvenuto nella tua nuova casa, essere innocente. È un rapimento questo, lo sai? Permettimi di educarti nell'operazione delle rovine. Traduco di merda, lo so, ma accontentatevi. Le rovine sono piene di puzzle. Antiche fusioni di enigmi e porte. Sì, enigmi, punto. Devi risolverli per muoverti tra stanza e stanza. Abituati. O almeno quello che sto capito. Per fare progressi devi. Per fare progressi devi tirare delle leve. Tranquillo, le ho identificate. Ho identificato quelle che devi tirare. Oh mio Dio, non l'avrei mai detto, devo tirare questa. Oh mio Dio, non l'avrei mai detto, devo tirare questa. Splendido, sono fiero di te, Litto e piccoletto. Andiamo alla prossima stanza. Ah. Come essere umano nell'underground, i mostri potrebbero attaccarti. Devi essere preparato per queste situazioni. Comunque non preoccuparti, il processo è semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in una lotta. Finché sei in una lotta, fai
fai una conversazione amichevole. In poco tempo però risolvere il conflitto. Fai pratica con questo pupazzo. Non c'è, io devo parlare con questo pupazzo. Ok. Parla. Parli al pupazzo. Niente. Non sembra molto per una conversazione. Tori sembra felice con te. Una boss fight. Ah, bene, molto bene. C'è un altro puzzle in questa stanza. Sarò stupita se potrei risolverlo. Non lo traduco letteralmente. Oh mio Dio! Madonna cara, la faccia incazzata. Get out of my way, bitch. Ah, le punte. Che belle che sono le punte. Possiamo... sì, se sbaglio io vengo triturato in modo disumano, ma va bene. Va bene così, è anche troppo facile, dai. Non potete darmi l'opportunità di sbagliare a morire, no. Ah, finito. I puzzle sembrano troppo pericolosi per adesso. L'ho visto per... Hai fatto molto bene per adesso, figliolo. Comunque ho una difficile richiesta da farti. Vorrei che tu passassi per questo corridoio da solo. Perdonami. Ma che... Non è che magari mi trovo un'orda di mostri alle spalle pronto ad accoltellarmi? Non lo so. Non è troppo difficile, mi serve un adulto. Dobbiamo andare avanti, mi sta inseguendo un boss fight. Quando è che finirà questo corridoio? Mi serve un adulto, non riesco a stare da solo. È finito. Complimenti, figliolo. Non preoccuparti, non ti ho lasciato. Ero dietro questo pilastro tutto il tempo. Grazie per avermi creduto. Comunque c'è un'altra importante ragione per questo esercizio. Per testare la tua indipendenza. Devo fare delle cose. E dovrei stare da solo per un po'. Fammi rimanere qua, è pericoloso esplorare da solo. Ho un'idea. Ti darò un cellulare. Se ti serve qualcosa, chiamami. Sì, buono, ok? Interessante. No, voglio vedere una cosa. Magari... avevo visto un glitch una volta. Mi sembra. Aspettate. Avete visto? Lo avete visto? No, quello non era buono. Ci sta inseguendo il bastardo. Ok, era meglio se ce ne andiamo. Allora, finora, in questi primi cosi non capirete un cazzo della storia. Ed è normalissimo, ve lo spiegheranno il 90% alla fine. Pronto? Ciao, sono Torghiel. Non hai lasciato la stanza, vero? Ci sono dei puzzle più avanti che devo ancora spiegarti. Sarebbe pericoloso se provassi a risolverli da solo. Sì, buono, ok? Vabbè, ma posso fare qualcosa qua? Ribbit, scusa mio mano. No, ora mi spiega. No, non voglio leggere, dai, ti prego. Salva. Cos'è? Il rumore delle foglie ti rivela di determinazione, credo di aver capito. Ecco. Cosa sto rubando? Ah no, posso già... Come si torna indietro? Aspettate. Oh mio Dio, ce l'ho fatta.
risparmia. Non dobbiamo essere in genocide, che dobbiamo ammazzare tutto e tutti. Possiamo fare quello che vogliamo. No, cioè, non dobbiamo uccidere nessuno. Anche se le boss fight c'erano 20.000 volte più difficili. Allora, sono to- ancora, dai, ti prego. Per nessuna ragione in particolare, cosa preferisci? Cannella o butterscotch burro, punto e basta. Andiamo a caso. Ok, vedo. No, oh, ok, grazie mille. Basta. Oh, l'ho butto via sto telefono una volta. Non ti dispiace il burro, vero? So qual è la tua preferenza, ma... ti farebbe schifo se lo trovassi sul tuo piatto? Ok, ok, ho capito. Grazie per essere paziente. E l'ho tradotto un po' male, lo so, ma è il massimo che posso fare. Un altro! Act... complimentiti. Ok, non ho capito nulla. Oh mio Dio! Ah, ok, posso risparmiarlo. Cioè, come... E da... Basta. Pronto. Non hai alcuna allergia, vero? Eh? Perché lo sto chiedendo? Nessuna ragione in particolare. Ora... Basta, ti prego. Ma più avanti ci sarà uno che romperà il cazzo 20 volte di più. Ok, se mi ricordo... Dai, 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 no! No! Vabbè, ma... Dai, ce l'avevo quasi fatta. Oh! Questi qua si possono risparmiare già da subito. Quindi... Colpa mia, colpa mia. Pensavo di poter andare in diagonale, invece. Allora, giù. Sbagliato. Faccio fatica a ricordarlo qua. Per la terza. Fatto. Giù. Giù, ecco. Ecco. E in fondo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ora in realtà ci sono tre. Risparmiato. Ultima. Questa non è messa bene. Fatto. E questo. Ehi, amico, chi ha detto che puoi spostarmi in giro? So, mi stai chiedendo di muovermi? Ok, ok, solo per te, zucca. È una roccia parlante. Cosa vuoi che mi muovo ancora di più? Ok, com'è così? No, sbagliato. Cosa? La direzione sbagliata? Ok, ho capito. Traditore. Ah, vuoi che io stia qui? Mi stai dando un vero allenamento. Ti prego. Oh, è rimasto lì per fortuna. Salviamo. Sempre salvare. Questo formaggio è rimasto qui per un bel po'. È incollato al tavolo. È un tappeto. Sono andati. Questo fantasma continua a dire z e urlando ripetutamente pensando di dormire. Lo sposti con la forza? No. Ok, dobbiamo fare forza. Oh, per forza, con la forza. Nap sta bluk. Miguel. Trit. Ops. Una boss fight. Sì, vabbè. Cire forse. Ah, proprio non mi sto sentendo meglio, scusa. O almeno questo è quello che ho capito. Aumentano le risate. Mi ha preso. Un altro vuole che gli mostri qualcosa. Oh, you touch my tralala.
Fammi provare. Lo chiamo Dapper Luke. Piace? Che cazzo è? Ti avevo il cappello, va bene. Cheer di nuovo. Oggi. Vengo difeso dalle rovine perché non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno intorno. Ma oggi ho incontrato qualcuno di buono. I'm rambling. Sto delirando, non mi ricordo. Ok, me ne vado dalla tua strada. Bravo fantasmino. E questo cos'è? Spider. Non credo di aver capito. Lasciare 7 di oro e non è neanche uno. Ah, ho capito, ti danno roba in cambio di soldi. Te lo sei dimenticato? Come mi chiedi la traduco, bike sale. La pasticceria dei ragni. Sì, l'ho già vista. Cibo fatto dai ragni. Sarò mica pazzo. Però. Ciao. Ho appena realizzato che è da un bel po' che da cui. Aspetta. Ah. Ho appena realizzato che è stato un bel pezzo prima da quando ho pulito l'ultima volta. Non mi aspettavo di avere compagnia così presto. Ci sono probabilmente molte cose che puoi trovare in giro. Puoi prendere, ma non prendere troppe cose, non prendere più cose di quante ne puoi portare. Anche giorno potresti vedere qualcosa che davvero ti piace. Cosa? Ah. E vorresti portarti dietro l'intera stanza nelle tasche. E io ho fatto fatica a tradurla. Ma ero appena uscito. E cos'è sta roba? Contiene vitamine, oh mio Dio. Parla? Le piante non possono parlare, ma dai. E vabbè, qua parlano tutti, anche le rane. Dinner. Mangia le tue verdure. Ah, quelle verdi ti rigenerano bene. 4 di oro però. E qua, se non sbaglio. Ah, devi andare a casa. Ah, ho capito, bastardino. Cos'è che fa? Nulla. Sicuro là ci vuole un secondo in più. Ecco qua la leva. Colpa mia, ho sbagliato. Lì vedo che c'è una. Ah no, quella è una carota. Non andiamo là. E questo? Ah, un fiore. No, c'è un fiocco. Magari abbiamo più difesa così. Qua, no. Risparmia. No. Fermo, fermo. Ok. Non ho fatto nulla. E ancora qui? Sono caduto nel buco, ora non posso alzarmi. Va avanti senza di me. Aspetta. I fantasmi possono volare? O no? Ah, bene. Non ci sei arrivato? E questo? No, io la carota non la tocco. Sono i vegetablò, quelli di prima. Se non sbaglio. Quella rossa mi sembra. Vabbè, qua è già giù. Qua volevano trollarmi. Non si trolla. Migosp. Vabbè, sti qua. Io resto fermo, non mi fa nulla. Almeno è buono. Ok, quella blu dovevo tirare dunque. E qui invece? Ah, quella vera, quella rossa. Aiuto. No, ho sbagliato.
Legione, non l'avevo letto. No. Nope, 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 no, 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 li ho evitati tutti. Eh sì, col cavolo. Ah, io me ne vado. È una leva, premi la, sì, premuta. E qua invece... premi quella, quella... oh, oh. Questa? Ho indovinato. No, io non li affronto questi. No, perché non riesco a scappare? Madonna cara, la precisione. Io me ne resto fermo, guardate. Vabbè, per adesso è facile, ma... ok, keep combatto prima. Tolka. Uff. Non posso colpirlo. Vabbè, me ne sono andato perché... non posso stare qua a combatterli per sempre. Però dato che ti lascio Toriel e credo che l'abbiamo capito tutti, io andrò di qua. Solo tramite. Ho visto Toriel che veniva fuori da lì giusto un poco tempo fa. E aveva qualche verdura. Non gli ho chiesto per chi erano. Siamo tutti molto intimidati di... siamo tutti molto... sì, non vogliamo parlare, appunto. Oh, un coltello. Prendo coltello. Mazzo, fratello. Ah, non un coltello giocattolo. Ok. Ora abbiamo anche coltello giocattolo. Per tagliare gola... per tagliare gola giocattolo. Caro, e ci vuole più tempo di quanto pensassi. Dov'è? Ah, è qui, qui, qui. Come sei arrivato qui, figliolo? Ti sei fatto male? Ecco, ti curerò. Non avrei dovuto lasciarti da solo per così tanto. È irresponsabile provare. Sì, è stato irresponsabile. Ok. Penso che non potrei che non possa nascondertelo ancora per tanto. Vieni, piccoletto. Io lo chiamo piccoletto, ma mi viene. Ok, siamo nelle rovine, casa. Senti questo odore? Sorpresa. È una come ve lo spiego? Una torta di cannella e burro. Pensavo che avremmo dovuto celebrare il tuo arrivo. E vorrei che tu avessi una bella permanenza qui. Quindi snail pie, snail, non mi ricordo cosa vuol dire snail, cazzo. Ok. Ho un'altra sorpresa per te. Ecco. Una stanza per te. Spero ti piaccia. Perché mi tocchi la testa? Oh caro, coi pidocchi. È qualcosa che brucia? Fa come se fosse casa tua. Sono costretto a rimanere qui. Dormiamo. Si è lanciato sul letto. Sono entrati a Roma. Mi hanno lasciato una torta. Ah, la torta di... come si chiama? Aspettate che cerco snail, che non mi ricordo cosa vuol dire. Sono qua col telefono con Google Translate. Aspettate. Snail. No. Torta di lumache. Ma che cazzo? Cannibale. Torta di lumache, davvero. E... un secondo. Secondo che arrivo. Ecco. Ah, sei diventato, vedo. Vorrei che tu conoscessi quanto
Quanto felice sono di avere qualcuno in casa. Ci sono molti vecchi libri che vorrei condividere. Vorrei farti vedere il mio preferito. Il mio preferito spot contro le zanzare. Boh. E ho anche preparato un curriculum per la tua educazione. Potrebbe essere come una sorpresa per te. Ma avrei sempre voluto essere una insegnante. E attualmente però non è molto sorprendente. Ancora. E perché sta faccia? Sono felice che tu viva qui. Ah, vuoi qualcosa? Cosa c'è? E posso andare a casa? Cosa? Questa è casa tua? Ok, sa da rapimento questa frase. Cosa vorresti sentire nel libro prima? Chiamato 72 usi per le lumache. E se vorrei una scarpa di lumache, grazie. Come uscire dalle rovine? Invece con fatti esaltanti sulle lumache? Sapevi che le lumache... Sapevi che le lumache hanno una lingua che sembra una motosega? Credo di aver tradotto bene. Chiamata Radula? Interessante. Come posso uscire dalle rovine? Devo fare qualcosa, sta qua. Cosa fa? Sempre veloce io. Oh mio Dio, si teletrasporta! Come ha fatto ad essere così veloce? Vorresti sapere come tornare a casa, vero? Davanti a noi c'è la fine delle rovine. Un'uscita a senso unico per il resto dell'underground. Andrò a distruggerla. Nessuno sarà in grado di lasciare di nuovo. Ora fa il bravo bambino e va di sopra. Nope. Voglio tornare a casa, non questa casa. Ogni umano che cade qui ha lo stesso destino. L'ho visto ancora e ancora. Arrivano, lasciano e muoiono. Quanto ottimista! Complimenti all'ottimismo! You, Nave, non lo so, credo sia inesperto. Se lasci le rovine, loro, Asgore, ti ucciderà. Non so se tra loro Asgore o Asgore. Ma Asgore fa tanto Algore, quindi... Ti sto solo proteggendo, capisci? Vai in camera tua. È una minaccia. Non provare a fermarmi. Questo è il tuo ultimo avvertimento. Mio figlio poteva morire. Vuoi lasciare davvero così tanto? Cioè, vuoi andartene davvero e capirlo da soli. Un po'. Sei proprio come gli altri. C'è solo una soluzione a questo. Provami che sei abbastanza forte per sopravvivere. Io Breno coltello. Taglio. Non lo so. Basta, sono pacifista, non voglio fare del male. Non è no se volessi fare lo stronzo, ma... Non ti colpirò una singola volta, voglio essere un pacifista. Intanto me le sta dando. Ma io come cazzo ho fatto a schivarle fino adesso? Oh, non mi dice niente. Sei stupita, cazzo. Sì, ha fatto male questo. Stai facendo. Posso cercare di essere un pacifista? Attacca o vattene? No, obbligami ad attaccare. Toriel, non so cosa vuol dire aluf. Cosa stai facendo? Oh, io resto fermo, non fa niente. Mi evita. Toriel guarda attraverso te. Attraverso, come ho detto. E combattimi o lascia. Guarda! Non mi becca neanche per sbaglio. Fermati.
È perché dopo un po', non vuole ammazzarti, quindi. Basta guardarmi in quel modo. Occhi da cane bastonato. Beccami ora, beccami ora. Va via, va via. Guarda che roba, non mi becca neanche se vuole. Neanche per sbaglio non mi becca. Io sto cercando di farmi prendere, davvero. Nulla. E ci si è rimasto un po' male della faccia, però. So che vuoi andare a casa, ma. Ti prego, va di sopra adesso. Io continuo finché voglio. Ti prometto che mi prenderò cura di te. Vado avanti così io. So che non abbiamo molto, ma. Possiamo avere una bella vita qui. Perché lo stai facendo così difficile? Puoi lasciarmi andare. Ti prego, vai di sopra. Puoi lasciarmi andare. Puoi. Puoi lasciarmi andare. Patetico. Vero? Non posso salvare neanche un singolo bambino. Posso andare. Ah, uffa. No, capisco. Saresti solo infelice intrappolato qua sotto. Le rovine sono davvero piccole. Dopo che le conosci bene. Non sarebbe bello per digressare in un posto simile. Le mie aspettative, la mia solitudine, la mia paura. Per te, figliolo. Sì, la metterò da parte. Se vuoi davvero lasciare le rovine, non ti fermerò. Comunque, quando lascerai, non tornare indietro. Spero tu capisca. Sto zitto perché non devo dire nulla. Addio, figliolo. E vabbè, ma ora mi sento di merda, però dai. Perché punta tutto sui sentimenti questo gioco? Ora mi sento una merda. Voglio tornare indietro. Avanti, 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 avanti. E devo trovare un salvataggio prima, però. Volevo stoppare qua, ma. Quanto è lungo sto corridoio? Che è la fine delle rovine, ma. Un corridoio un po' più lungo. Bravo, molto bravo. Ah, sei tornato figlio di un fiore. Pensi che sia davvero intelligente, vero? In questo mondo si deve essere uccisi. Quindi tu eri capace di giocare secondo le tue regole? Hai risparmiato la vita di una persona. Leggo tipo il Google Traduttore. Scommetto che ti senti davvero bene. Non hai ucciso nessuno questa volta. Ma e se trovassi un killer senza pietà? Morirai e morirai. Ma stiamo giocando a Undertale o a Dark Souls? O Demon Souls? O Bloodborne? Dai. Finché sarai stanco di provarci. Cosa farei allora? Lo ucciderai per frustrazione? O lascerai perdere totalmente? E lasciarmi il potere di controllarlo? Sono il principe di questo mondo futuro. Non preoccuparti, piccolo monarca. Il mio piano, Madonna, il mio piano non è regicidio. È molto più interessante. Chiudo il computer, mi ha fatto prendere paura. Che piccolo figlio di un fiore. Puoi dire davvero che è un figlio della merda, perché la merda è concime. Quindi. Credo che funzioni. Bye, Toby Fox. Complimenti. Posso cominciare la mia storia finalmente?
Che brutto posto. Alberi tutti qua. Perché gli alberi sono fatti così? Ma vedete? Vedete che sembra un rumore. Ah, vedete che sembra un rumore ripetuto in continuazione. Però gli alberi davvero. Non l'ho vista solo io, vero? Ok. Per adesso va tutto bene, basta andare avanti. E perché si sta buggando? E si sta avvicinando un po' troppo per i miei gusti. Si è decisamente avvicinato troppo per i miei gusti. Umano. Sai come Grit? Sai come conoscere un nuovo amico? Girati e stringimi la mano. Io non lo farei. Cazzo! Non sapevo. Mi ha trollato. Il vecchio cuscino scorreggione nella macchina, nella mano. È sempre divertente. Non credo sia divertente. Comunque, sei un umano, vero? È divertente. Sono senso. Senza lo scheletro. Dovrei controllare se ci sono degli umani davvero, in realtà. Ma sai, non mi interessa catturarli. Ora mio fratello Papyrus è un cacciatore di umani fanatico. Ehi, attualmente, penso che sia da quella parte. Ho un'idea. Va, andiamo avanti. Sì, davanti. Mio fratello ha fatto i pali troppo larghi per fermare qualsiasi persona. Infatti, ci passano sei persone là. Veloce. Veloce, accanto a quella lampada. Davanti a quella lampada. È la stessa sagoma copia incollata. Che c'è, fratello? Mister L, mi serve il tuo aiuto. Devi fare Papyrus. Non sai cosa c'è, fratello? Sono 8 giorni, non hai ancora ricalibrato i tuoi puzzle. Hey, just hang around outside, non capisco una tega. Ah, te ne vai solo in giro a cazzeggiare, in teoria. Che stai facendo ora? Sto guardando questa lampada, è davvero bella, non vuoi guardarla? No, non ho tempo per questo. E se l'umano venisse qui adesso? Voglio essere pronto. Voglio essere l'unico. Devo essere l'unico. Devo catturare l'umano. Allora io, il grande Papyrus, avrò tutto quello che ho sempre desiderato, rispetto e riconoscimento. Finalmente sarò in grado di far parte della Guardia Reale. La gente mi chiederà di essere mia amica. Mi farà un bagno in una doccia di baci ogni mattina. È un po' esagerato. Forse questa lampada potrebbe aiutarti. Sans, non stai aiutando. Io, pigrone. Tutto quello che fai è sederti e bundogle e cazzeggiare. Cazzeggiare. Diventi pigro e ancora più pigro ogni giorno. Ehi, stai calmo. Ho una tonnellata di roba da fare oggi. Ah. Io questa non la traduco. Mi rifiuto con tutto me stesso. Sense. Avanti, stai sorridendo. Lo so e lo odio. Perché qualcuno grande come deve fare così tanto solo per avere un po' di riconoscimento? Sembra davvero che tu stia lavorando.
Io le battute le riconosco e quando le riconosco non le traduco. L'ho capita, ma non ve la dico perché solo in inglese si può capire. Ok, sistemerò il mio puzzle. Come? Sistemerò il mio puzzle come se fosse il tuo lavoro. Mettendo un po' di più. Torna, torna a farlo. Nye, alla Google Traduttore. Ok, se no. Ok, se n'è andato. Ok, puoi venire fuori adesso. Dovresti andare, potrebbe tornare adesso, e se lo fa? Dovresti ascoltare molti dei miei scherzi. Preferisco andare, mi dispiace, dai, vado. Attualmente. Mi dispiace annoiarti, ma potresti farmi un favore? Stavo pensando, mio fratello è stato un po' giù ultimamente. Non ha mai visto un umano prima. E vederti potrebbe. Vedete, potrebbe fare il suo miglior giorno. Non preoccuparti, non è pericoloso. Anche se prova a esserlo. Grazie mille. Sarò lì. E fine qua. La convenienza di quella lampada ti riempie ancora di determinazione. E no, devo salvare qua. Ok, ragazzi, finiamo qui l'episodio. È durato un bel po'. Porca puttana, 42 minuti. Ok, finisco qui e ci vediamo al prossimo episodio che se non lo fa Mister L lo faccio sicuramente io. Quindi ciao.